Mi sentite? Allora, in questo momento penso che... Ancora? Così? Tieni le mani più vicino alla... Me lo avvicino alla bocca così. Va allora, bene. Va bene. Il lavoro è diventato il ricatto per tutti, per poter esercitare i nostri diritti. Dal 15 ottobre tutti siamo diciamo obbligati a utilizzare questa tessera sanitaria che non si sa dove ci porterà, quindi dobbiamo assolutamente fermare questo abominio. Sapete benissimo che correre ai ripari per cercare di trovare soluzioni spicciole per entrare al lavoro lo si può fare un giorno, due, ma non lo si potrà fare per lungo tempo, chissà fino a quando, anche perché se noi non blocchiamo questa cosa adesso rischiamo davvero di perdere tutto. Sappiamo benissimo, magari ho parlato con alcuni di voi in sede riservata, lo dico a chiare lettere, dobbiamo rifiutarci di lavorare in queste condizioni. Quindi non dobbiamo assolutamente cedere al ricatto. Questo è importante, questo è il messaggio che voglio mandare a tutti. E se non lo facciamo adesso è molto probabile, se non certo, che non potremo più fare e dire nulla. Forse non potremo più neanche venire qui in piazza a dire quello che pensiamo. Allora, io ho scritto soltanto due parole, due pensieri, ve li leggo. Allora, con i decreti con cui il governo ha ormai delegittimato il potere sovrano del popolo, il lavoro non è più un diritto, ma è diventato il ricatto per poter esercitare quei diritti che con tanti sacrifici avevamo conquistato. L'articolo 1 ormai lo conosciamo tutti, no? L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Nel fondare il nostro paese sul lavoro, l'Italia, i nostri padri costituenti hanno voluto restituire all'uomo quella dignità persa negli anni che hanno dato poi vita alle lotte sociali di classe, in cui la società era divisa tra padroni e proletari, tra padroni di se stessi e non, in cui il lavoro rendeva l'uomo stesso schiavo e non libero. Nel fondare l'Italia sul lavoro, i padri costituenti hanno trasformato il lavoro in un valore edificante per l'uomo, capace di contribuire allo sviluppo e alla crescita della sua dimensione umana in tutte le sue sfumature. Non può esserci democrazia senza uguaglianza e non c'è uguaglianza senza lavoro. Il secondo comma dice: la sovranità appartiene al popolo, la sovranità appartiene a noi, al popolo, siamo tutti padroni di noi stessi. Ed è tale la forza di questo potere che il secondo comma dell'articolo 1 ci dice che possiamo esercitarlo nelle forme e nei limiti dettati dalla Costituzione. Cosa vuol dire? Non solo che si trovo il passo del... Allora... Vuol dire che se qualcuno pretendesse un giorno di avere più potere di un altro, o che se il popolo italiano un giorno impazzisse rischiando di cedere la propria sovranità a qualcun altro, non lo potrebbe fare, perché la Costituzione con tutto ciò che in essa è contenuto glielo impedirebbe. Il popolo italiano quindi è legato a doppia mandata alla Costituzione, perché da una parte è la Costituzione che gli conferisce il potere sovrano, ma dall'altro è la Costituzione che rappresenta il suo stesso limite, qualora intendesse rinunciarvi. In questi tempi così bui per il genere umano, non c'è dubbio rispetto al fatto che il popolo italiano stia rischiando di perdere tutto il suo potere, perché quel limite è stato già superato. Ma la cosa più triste è rendersi conto che c'è ancora molta, troppa gente che non vede o non vuole vedere, non sente o non vuole sentire e che ha perso da tempo la consapevolezza di se stesso. Quindi dico a tutti, la vera battaglia non è contro i mulini al vento,
La vera battaglia non è gli uni contro gli altri, ma è gli uni verso gli altri. Mi sono concessa un periodo di silenzio, forzato purtroppo da condizioni contingenti, ma forse necessario per ricalibrare la bilancia e riportarla in centro. Nulla è per caso, e se impariamo ad osservare tutto questo in ciò che ci accade, abbiamo la possibilità di aprirci alle meraviglie della vita. La vita è nell'accadere di ogni istante, ma quando viviamo protesi nella realizzazione di chissà che cosa, ci perdiamo questi istanti e ci allontaniamo dall'unica verità che ci autorealizza e che si disvela a colui o colei che si abbandona fiducioso alla vita. Negli ultimi tempi mi sono lasciata assorbire totalmente da ciò che sta accadendo, al punto di perdere le tracce di me stessa e non accorgermi che intorno a me stavano accadendo cose che non ero in grado di vedere. La vita mi stava preparando il conto, mentre mi illudevo erroneamente di avere tutto sotto controllo, ma così non era, e ha dovuto prendermi a sberle per comprenderlo. Oggi mi sento più forte di prima, ma più forte, di una forza diversa, una forza radicata nella certezza che tutto è amore. Mi ha aiutata perché mi ha aiutata a vedere la potenza che io sono. Solo con l'amore potremo vincere il male che dilaga, e se dedicheremo meno tempo a cercare strategie di sopravvivenza, potremo riconoscere un senso anche nell'accadere di questi tempi. Potremo riconoscere e costruire nuovi tempi. Non è solo la paura ad alimentare questo sistema, ma anche la rabbia, le preoccupazioni, gli abbattimenti e tutte le emozioni che ci attirano verso il basso. Qual è il vero motore che ci fa essere qui oggi? La paura o il desiderio di una vita vera? Il bisogno o il desiderio dell'anima? Perché se non è il bisogno, la paura, a dare forza a tutto quello che stiamo facendo, allora dobbiamo lasciare che sia la vita a muovere i nostri passi, affidandoci con fiducia all'unica forza capace di far trionfare il bene, l'amore. Alimentiamo l'amore che è dentro di noi con la preghiera, la meditazione, la positività. Creiamo gruppi di lavoro in cui si possa pian piano gettare i semi di una nuova era, di una nuova realtà, per arrivare a toccare con mano la profondità del nostro essere. Solo così potremo permettere alla luce di trionfare, perché quando arriva la luce, il buio scappa, perché le frequenze che saranno generate saranno così potenti da contagiare chiunque. È come lanciare un sasso nel mare, le cui onde si propagano all'infinito. L'amore vincerà il mondo che stiamo vivendo, e noi siamo la speranza di questo mondo alla deriva, se lavoreremo in questa direzione. Organizzatevi in gruppi e conoscetevi, abbracciatevi, pregate insieme o semplicemente state in silenzio insieme, nell'ascolto del battito del cuore di chi vi sta accanto, per sentirvi uniti nella sostanza e non solo nella lotta, per divenire un unico cuore, un unico respiro, una sola parola, amore. Grazie a tutti. E mi raccomando, forza e coraggio.